Allora Sansone, una partita vinta con il cuore, si è ripetuta praticamente la fotocopia della partita dell'anno scorso, per chi c'era tra voi giocatrici, che dire, avete giocato molto bene, a Busto va bene un punto, a voi ne vanno bene due, forse tre, ne volevate, comunque avete vinto col cuore. Ma la cosa che più ci interessa in questo momento non sono né i punti né la classifica, ci serviva la vittoria, ma vincere così col cuore, abbiamo vinto di squadra. Ecco, Busto comunque si è dimostrata sempre una squadra molto ostica e lo ha dimostrato penso anche oggi. Il punteggio, diciamo che perdere non avrebbe significato niente sicuramente per Busto, era più importante per voi acquisire comunque dei punti al di là della classifica. Sì, ma non è in questo momento importantissimo per noi guardare la classifica, era importante per noi ritrovare quel ritmo, un po' di fiducia e un'identità. Busto sappiamo che è una squadra che ha due grossi punti di forza, il fatto di sbagliare molto molto poco, il fatto di giocare molto di squadra e il fatto di avere un'ottima continuità nel gioco. Ma devo dire che abbiamo fatto una partita splendida, ripeto, giocata di squadra, anche quando siamo andate in difficoltà. Vi siete riscattate dall'ultima in casa che avete perso abbastanza di tempo. Sì, eravamo in un momento anche un po'. Avevamo anche un po' l'ansia di giocare, avevamo fatto delle brutte prestazioni anche in casa, fuori casa, non ci eravamo espressi al massimo, è stato bellissimo poterlo fare qua in casa. Ecco, questo cambio di allenatore anche per voi penso che sia stato un po' traumatico, anche per gli allenamenti, allenarsi con un allenatore e poi con un altro. Allora, posso dire due cose, una è sull'allenatore che è andato via, quando un allenatore va via è una sconfitta prima di tutto per tutta la squadra, perché vuol dire che noi non siamo stati in grado di aiutarlo. Uno, dell'allenatore che è arrivato ora, Gianni, personalmente ci ho lavorato 2 anni e lui non ha inventato niente, ha soltanto messo in pratica quello che noi non riuscivamo a fare. Grazie. Allora Ferretti, grande prova la tua, dicevo, è stata la partita esatta dell'anno scorso, la fotocopia, per chi come voi giocatrici c'era e chi non c'era, perché siete molte, siete nuove, è il primo anno che siete qua, che dire, avete giocato col cuore, la Yama andava bene un punto, a voi due fanno comodo anche per muovere un po' la classifica, vi siete riscattati dall'ultima sconfitta casalinga. Sì, più che altro a noi serviva veramente una vittoria per il morale, per tutto quello che è successo in questa settimana, il cambio di allenatore, è come se fosse iniziato un nuovo periodo per noi, quindi volevamo... Non ve l'aspettavate? No, però purtroppo nello sport queste cose succedono e bisogna comunque azzerare velocemente e ricominciare. Noi sapevamo che contro Busto sarebbe stato tanto difficile perché è una squadra che appunto è difficile da battere. Siamo state brave, ci serviva una vittoria più che i punti, più che altro giocare bene qui davanti al nostro pubblico. Più che altro per il morale, avete iniziato bene, avete poi rallentato, poi avete fatto un po' sì e no, eh? Comunque avete portato a casa il set finale, direi in maniera senza discussioni, questo vi dà merito e vi dà penso lo stimolo per poter andare avanti ancora e acquisire quei punti che avete perso poche settimane fa. Sì, esatto, più che altro i set persi sono stati persi di poco e per qualche, penso, banalità nostra, quindi questo ci fa anche un po' conforto perché sappiamo che quei casi lì possiamo gestirli ancora meglio. I set vinti invece sono stati veramente netti, il tie break insomma magari chi è arrivato un po' più fresco, chi ha sbagliato meno, questo è sempre un po' un prendere. Come hai visto la Yamamai? Beh, Yamamai è una grande squadra che non molla mai, ha nella sua arma, secondo me, la difesa e la copertura, appunto magari mandare un po' fuori di testa l'avversario che non riesce a mettere il pallone giù così fluido come vorrebbe. E una buona panchina perché in queste partite che ha vinto, visto che l'ha utilizzata veramente tutta e... Sì, aveva 2 assenze importanti sicuramente, però ha saputo aggiustare un po' tutte quelle che ci sono in panchina. Bene, grazie, esatto. Complimenti. Grazie, ciao. Ciao. Allora Carlo, diciamo che un punto d'oro strappato qua su un campo sicuramente difficile, non fanno testo le sconfitte ultime che ha avuto Piacenza perché rimane sempre una delle concorrenti più agguerrite fino alla fine del campionato. Sì, è un punto che comunque prendiamo con piacere anche se
Il quinto set ci lascia un attimino di rammarico per come abbiamo gestito le fasi finali, perché avremmo potuto gestirle meglio, però è stata un po' una difficoltà che abbiamo avuto durante l'arco della partita, cioè il lavoro del contrattacco, un buon lavoro muro difesa, qualche difficoltà nel concretizzare il lavoro che la squadra ha fatto muro difesa, però e questo un po' ci ha condizionato anche nel finale del quinto, però diciamo che c'è da sottolineare sicuramente il grande impegno della squadra e una buona prestazione quando siamo stati in campo con il giusto atteggiamento e anche, diciamo così, le buone reazioni al primo e al quarto set che abbiamo perso, diciamo così, malamente. Ecco, cosa ha avuto Righetti e se sarà comunque presente domenica? Ma Valentina ha avuto un problema al fianco che l'ha condizionata in questi giorni, quindi ora al momento non sono in grado di dire nulla, cercheremo di recuperarla al 100% perché in questo momento è importante che il recupero sia completo. Ecco, la Turlea quando gioca contro Busto si trasforma sempre, tu sicuramente avevi già preventivato le contromosse, però effettivamente Piacenza non ha solo Turlea, c'è anche altre giocatrici che fanno male in attacco, però devo dire che questa sera almeno anche il muro ha funzionato meglio delle altre volte. Con lei, ma non solo con lei, bisogna sopportare che lei i suoi punti li faccia, però insomma ci sono stati momenti della partita in cui siamo riusciti anche a gestire meglio quello che avevamo pensato di fare, poi lei il numero di palle lo attacca, il numero di punti li fa, è importante comunque dare continuità al nostro lavoro di muro difesa per cercare di non drammatizzare troppo quando lei mette la palla a terra e pensare a come migliorare nelle situazioni successive. In parte questo l'abbiamo fatto, altre volte no e altre volte brava lei, perché voglio dire, non è che quando lei attacca è tutto scontato, quando lei attacca è brava, sono anni che lo dimostra, quindi bene, per concludere spero di poterti intervistare indipendentemente dal risultato dopo Istanbul per sapere appunto com'è andata, perché la Yamamay, diciamo la verità, non ha nulla da perdere, nel senso che sì, è vero, la posta in palio è notevole, ma forse gioca più tranquilla delle altre squadre, perché quello che è riuscito a ottenere fino adesso è sicuramente un grandissimo risultato indipendentemente da come è andata. Ma sai, il fatto di non avere niente da perdere non è questo, cioè almeno non me piace affrontare la cosa in maniera diversa. Noi ci siamo guadagnati questa Final Four e pur essendo consapevoli di quello che, a cui andiamo incontro, soprattutto la squadra che dobbiamo incontrare, siamo tutti molto emozionati e molto anche, abbiamo molta voglia comunque di affrontare un impegno così importante. Poi quello che succederà lo vedremo alla fine, però noi cercheremo di preparare al meglio questa manifestazione. Perfetto, grazie.